Proseguono, secondo il cronoprogramma, i lavori del terzo ponte sul Saline. C'è stato un sopralluogo dei rappresentanti degli enti interessati, quali il presidente della provincia di Pescara Antonio Zaffiri e il sindaco di Monte Silvano Francesco Maragno, per monitorare la struttura e realizzazione che servirà a migliorare i collegamenti con l'altra sponda del fiume e a migliorare la viabilità. L'aspetto dell'opera, dicono dall'amministrazione comunale di Monte Silvano imponente, è già ben delineato. E percorrendo le strade che portano in città si vede la struttura che promette di migliorare notevolmente i collegamenti con l'altra sponda del Saline. L'impresa sta lavorando con tutta la cura necessaria per realizzare un'opera così importante, ma anche con una considerevole velocità, spiega il sindaco Maragno. Il presidente Zaffiri ribadisce che la possibilità di offrire una risorsa così importante agli operatori turistici locali può rappresentare una grande opportunità di sviluppo non solo per la costa, ma anche per l'area vestina. Ascoltiamo il primo cittadino di Montesilvano Maragno. Beh, questo sarà sicuramente il ponte più bello realizzato sul fiume Saline, ci teniamo particolarmente. E stiamo lavorando alacremente, l'impresa sta lavorando alacremente, così come tutti gli uffici provinciali. Ci auguriamo che possa essere completato già per il mese di maggio, così come da cronoprogramma. Un ponte carrabile e anche ciclopedonale. Sì, un ponte costruito con tutti i crismi per avere la perfetta carrabilità per tutti i mezzi, compresi i mezzi di soccorso, mezzi del trasporto pubblico, mezzi pesanti. Poi dovrà intervenire anche quello che sarà il nuovo piano urbano del traffico e della mobilità sostenibile su cui tra le altre cose il Comune di Montesilvano già sta lavorando e poi da parte sua il Comune di Città Sant'Angelo deve implementare la propria pista ciclabile nell'ambito del progetto del Bike to Coast. Il ponte sarà carrabile anche perché è giusto che venisse realizzato per ogni uso e sarà un bellissimo ponte, davvero il fiore all'occhiello che collegherà Montesilvano a Città Sant'Angelo.